Salve, adesso ascolterete delle voci registrate su un nastro vergine nel corso del fenomeno chiamato prima psicofonia e adesso metafonia. L'operatrice è Lida Russo, che si è avvicinata a questo contatto con i piani superiori di esistenza dopo la morte del figlio Enzo. Lo scopritore della metafonia è comunemente considerato il regista cinematografico svedese Fredrik Jürgensson, che il 12 giugno 1959, volendo registrare in un bosco il canto degli uccelli, si accorse che sul nastro vergine erano rimaste registrate delle voci. Di recente si è letto che le voci registrate erano già state scoperte nel 1956 da due ricercatori americani, Raymond Bayless e il sensitivo Attila von Slaley. Questi, dopo quasi 3 anni di esperienze, ne diedero relazione al Journal of the American Society for the Psychical Research, apparsa sul numero di gennaio 1959, alcuni mesi prima che fossero rese note le esperienze di Jurgenson. La particolarità delle voci che ascolterete è che esse si registrano sul nastro mentre Lida Russo parla nella stanza vicina a quella in cui il registratore funziona. Non ci sono sofisticate apparecchiature tecniche. Probabilmente Lida deve parlare nella stanza accanto per fornire alle voci l'energia necessaria per incidersi sul nastro. Lo stesso accadeva per la voce diretta prodotta dalla medianità di Demofilo Fidani, quando le entità invitavano i presenti a parlare tra loro per permettergli di continuare a parlare in voce diretta. Ricordiamo che la voce diretta è il fenomeno per cui nel luogo della seduta si odono voci, in genere provenienti dall'alto, che esprimono frasi molto brevi in quanto assorbono molta energia. La luce perdona, perdona la luce. Enzo, mamma, pace, Enzo. Un'imperazione che mio figlio mi fa. Era la prima volta che mi venivano le voci. Enzo, mamma, pace, Enzo. Enzo, mamma, pace, Enzo. Vedrete ora, sto bene, mamma, sto bene. Sto bene, mamma, sto bene. Ora, gloria a Dio, gloria a Dio.